Salve ragazzi, bentornati sul canale! Siamo in un nuovo episodio della nostra serie di sopravvivenza e io qua ho fatto crescere un po' di alberelli perché mi servivano. Allora, io in questa puntata volevo fare e sottolineo volevo fare. La farma di scheletri, ok? L'ultima volta per prendere quella cacchio di solza, che poi l'ho chiamata in tutti i modi possibili, la Sens. Cosa cazzo c'entra la Sens? Vabbè, eh, non abbiate, abbiate pietà di un povero ragazzo stanco. Comunque, dicevo, per provare a prendere sta cacchio di sabbia delle anime, sono morto, ovviamente, e sono rimasto senza minerali. Ora, l'obiettivo è sempre quello di fare la farma di scheletri, però mi sono segnato attenzione Mi sono segnato l'altezza a cui probabilmente si trovano determinati uh, minerali. Quindi io, visto che ho fermato un po' di legno, e eh, voglio dire per forza, mi farei un pochino di legno così. Ah, ma adesso un'altra cosa, vi faccio vedere. Che non ve l'ho fatto vedere: ho messo un po' di time frame, stavolta con uh, quello che contengono le chest. Quindi ho fatto penso che 9 doppie ceste dovrebbero essere più che sufficienti per contenere tutti i blocchi. Due file di doppie ceste le ho. Ho messe per il legno Questi sono gli oggetti in legno Qua abbiamo lana e altre cose Non lo so, questi ancora devo capire Cosa fare, in questa fila ci ho messo quello che riguarda La coltivazione e probabilmente anche il cibo Qua drop di mob con Il primo diamante che abbiamo trovato che sta ancora Là bello in tonso, nessuno l'ha toccato Oggetti particolari Roba dei eh, binari Cose del genere, oggetti In ferro, tutta la roba Bellissima con la redstone Questo non lo so perché ci ho messo un libro incantato. Poi abbiamo minerali e oggetti, armature, attrezzi, insomma, una roba del genere. Allora, dicevo, eh, ho messo anche una crafting table qua, che, secondo me, è un po' più comoda. Perché ho tutta questa roba nell'inventario? Eh, chi lo sa, non lo so, ce l'ho. Allora, ho pensato di fare dei cartelli, non tre qualcosa di più, ecco, vabbè, facciamone così, dovrebbero bastare. E adesso scenderemo a che altezza siamo? Qua Qui siamo ad altezza 28, ok, allora. Secondo il sito che ho consultato che dovrebbe essere abbastanza come dire, eh, reale, mi sono segnato, come vi dicevo, tutte le altezze, quindi adesso io metterò un cartello ad ogni altezza che mi serve, in modo che poi faremo delle miniere, delle grotte, de, 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 insomma scaveremo dritti, non mi veniva il termine tecnico, per cercare appunto i minerali che ci servono. Allora inizierei con il ferro, che questo, anzi no, sì, il ferro, questo ti consiglia di andare ad un'altezza di 16, cioè secondo lui il ferro si trova ad un'altezza di 16, qua siamo a 16, siamo a 16, è 16, quindi io prenderei un bel cartello qua, mi sto a portare questo libro, che c'è scritto in questo libro non mi ricordo più, le coordinate giustamente, vedete queste sono le coordinate che ho preso, carbone a un'altezza maggiore di 136, il rame a 48, lo smeraldo 232, l'oro a meno 16 il ferro da 232 oppure 16, lapislazzo di 0, diamanti e redstone, quindi io qua direi bel cartello, eccolo qua, lo metto qua su, Pos posso mettere un cazzo di cartello, grazie Ferro, ok. Ma giustamente dobbiamo anche verificare che questa teoria sia giusta. Quindi io faccio un buco qua sotto. Le torce ce le ho, non tantissime, però nemmeno poche. Quindi potrei andare così e vediamo se trovo un po' di ferro o oh, stiamo seguendo le altezze che ci indicano loro. Eh, non eh? me la sono inventate. Quindi in teoria, vabbè, ovviamente sbuchiamo in altre parti. Eh, vedi, vedi che già c'è del ferro. Intanto qua chiudiamo perché io non voglio morire di nuovo. Ho già dato, direi, no? Che dite? Eh, magari se mi tolgo, eh, lo so, faccio un po' di casini. Allora, vediamo quanto ferro ci esce. Perché per fare la farm di scheletri io la bozzo, poi dovrò ritornare nel nether. Lo sappiamo tutti perché mi serve la Soul sand Oppure quell'altra che non mi ricordo ancora come si chiama. Quelle ne erano due delle sabbie che trovi nel nether. Una è la Soul sand che dovrebbe essere la sabbia delle anime in italiano, e l'altra era la classica sabbia del nether che non mi ricordo più come si chiama. Cioè, ho proprio memoria. Però, quando la troveremo ve lo, ve lo dico come si chiama. Intanto, se non la trovi, Scrivetemi qualcosa nei commenti anche se penso. Sono sicuro che me l'avete già scritto nell'altro video, ma io questo lo sto registrando prima che il video precedente esca. È tutto un inception di roba incredibile che mi porto avanti. Quindi, quando questo video sarà registrato, montato e buttato su YouTube, probabilmente leggerò i commenti che mi avete scritto nell'altro video. È, è sempre così, è sempre così. Comunque, 13 blocchi di ferro li l'abbiamo trovati. Io mi farei un altro po' di scavata qua per vedere se trovo altro e poi. E testiamo tutte queste altezze allora sto scavando da un pochino però a parte il ferro che abbiamo trovato all'inizio non mi pare di vedere altro ferro sarà sfiga ho beccato proprio una direzione sbagliata sono sbagliate le indicazioni che ho trovato non lo so io continuo un altro po' vediamo quello che succede ok ho trovato dell'altro ferro ho fatto una piccolissima inversione a u ora torniamo verso le scale allora quanto ferro ci sta qua sotto Beh, dai, ce n'è un po'. Effettivamente, quando lo trovi, ne esce un po'. Il problema è quando lo trovi. Tipo, ho già finito. Ecco dell'altro ferro. Vedi, allora, dai, non possiamo dire che è sbagliata sta cosa. Allora, me ne aspettavo di più, sono sincero. Cioè, pensavo di trovare proprio le vene di ferro giganti. Però, dai, abbiamo 27 blocchi di ferro. Cioè, lingotti, pezzi. Come si chiama questo? raw Iron. Eh, 27 lo iron, Insomma, me meglio di niente voglio dire, dobbiamo trovare un modo per raccimolare i minerali in modo sicuro, comunque mh, la carenza o la difficoltà di trovare ferro che ho io almeno, perché poi non lo so se è così per tutti, ma in questo momento ho questa difficoltà, mi sta spingendo sempre di più all'idea malsana di fare la farpa di ferro, perché mi sarei già rotto un po' le balle, sono sincero, quindi molto probabilmente, non so nemmeno se c'ho un villaggio nei paraggi, eh, nelle prossime puntate ci... Spingeremo a fare una farm di ferro per forza. Devo fare una farm di ferro e perché no? Visto che per fare la farm di ferro mi servono i villager, a sto punto metto in piedi pure un bel sistema di mercato dei villager, scambi. Cazzi e mazzi, insomma, le solite cose. Così, giusto per potenziarci, perché voglio dire, non posso stare tre ore per prendere. Quattro blocchetti di ferro, due incantamenti, eh, non è il caso. Allora ragazzi, ho messo a fare un po' di ferro, in teoria dovremmo essere anche a posto per il momento. Andiamo a vedere quanto ce n'abbiamo. Ho oh 15 42, non è malaccio. Mi dovrei rifare un'armatura, sicuramente perché non ce l'ho, è vero che non ce l'ho, non ce l'ho. Quindi rifacciamoci un'armatura, per il momento andiamo ancora avanti con uh, configurazione ferro. Ho cambiato il mouse, ho preso un nuovo mouse, sempre verticale, wireless, però ci devo ancora fare l'abitudine. Cioè, non riesco ancora bene a calibrare i pulsanti, non lo so perché c ho, c ho, c ho problemi con questo mouse. Però, in teoria è buono, è figo. Allora, l'armatura ce l'abbiamo e ce la mettiamo. e già è qualcosa. Mo adesso, giustamente, con l'esperienza che abbiamo maturato, una cosa che va fatta è lo scudo per forza. Come si faceva lo scudo? Sicuramente, eccolo qua. Oh, ci facciamo anche lo scudo. Mi sento molto più tranquillo, specialmente quando becchiamo i creeper. Perfetto. E forse sarebbe anche il caso di farci una spada perché no e magari un altro paio di picconi perché no e eh, visto che ci troviamo mi farei anche un'ascia e a questo punto mi faccio pure la zappa che se dovessimo mai decidere di tornare nel nether almeno con questa dovrei riuscire a prendere quello che mi serve senza uh, uccidermi siamo rimasti con quattro lingotti di ferro mm, non è tanto assolutamente però quello ci abbiamo Ok, posa un attimo queste cose e andiamo a vedere il da farsi Allora ragazzi, mi sono fatto l'armatura di ferro Ho fatto tutti gli oggetti di ferro, due secchi Però giustamente per fare la farma di scheletri Ci ho pensato bene, aspettate che è notte e devo dormire eh, Serve per forza la soul send. non è che possiamo andare senza Anche per abbozzarla, perché devo testare l'altezza in cui muoiono sti bastardi quindi, quindi, mi servono dei lapislazzuli E devo posare questi diamanti Perché ho tre diamanti con me? Ah, perché devo farmi il piccone i di diamanti Non me lo sono ancora fatto? Ero convinto di essermelo fatto Vabbè, non è un problema Allora, prendiamo dei lapislazzuli Che stanno qua Uno, due, tre, mi basteranno Vediamo se così con dieci livelli Riesco a farmi un piccone decente Bah, non ci credo manco se lo vedo veramente Però ci posso provare Allora, qua non ci sono mostri, va bene uh, Devo prima farmi il piccone Porca cazzotta. Ho fatto il piccone come giusto che sia. Vediamo che cosa ci dà. Efficiency 1, efficiency 2. Eh, eh, mamma mia, efficiency. Eh, ma 30 livelli che cacchio ora ce l'ha. Posso farmi un efficiency 2. Eh, vabbè. Figure se ci uscivo pure in unbreaking o oh, efficiency 2 meglio di niente ci facciamo efficiency 2 e ho pensato visto che dove siamo sponati con il portale del nether fa abbastanza schifo e non ho voglia di uccidermi io sì mi allontanerei e andrei a fare un altro portale del nether da un'altra parte ora considerando che la distanza tra il nether e l'overworld è di 1 a 8 quindi 10-800 blocchi nel, nell'overworld sono 80 blocchi nel nether e eh, mi dovrei allontanare di, di parecchio mi dovrei allontanare di parecchio e forse non è proprio la cosa più saggia da fare se, se qui ci avessi un unbreaking sarebbe bellissimo sto pensando No, devo spostarmi per forza nel Nether, raga Altrimenti mi devo spostare di mille mila blocchi È un casino Facciamoci il solito i piedini di d'oro Insomma. Oh qualcosa d'oro per non farci mangiare dei piglin se chiamano piglin in teoria sì e riandiamo nel nether cercando di trovare sta soul sand molto ma molto velocemente C ho tutto quello che mi potrebbe servire torce scudo fondamentale l'acqua non me ne faccio niente quindi sai come la lascerei anche qua questa e poi un fottio di blocchi quello mi servono per forza quindi mi porterei questi che solitamente non li uso mai che mi fanno abbastanza schifo anche questi non li uso mai L'andesite pure non la uso. Il tufo, vabbè, per il momento mi porto questi. Dovrebbero bastare. Allora, l'idea è quella: andiamo nel nether, facciamo un pillarone, ci infiliamo da qualche parte, scaviamo e ci allontaniamo da quel posto di merda dove stiamo. Questo è il piano tecnico strategico. Proprio l'ho pensato bene. Proprio così. Quindi, che Dio ce la mandi, buona, signori, incrociamo le dita. Vediamo di non morire un'altra volta con i deficienti. Ed eccoci di nuovo qui nel nostro meraviglioso mondo fantastico. Io a sto punto direi vado dritto e scavo. Eh, vedi che con questi si sfascia subito? Già mi stavo buttando giù, no? Vabbè, ma che ho? Cioè, io e il Nether, raga, non andiamo proprio bene. Questa edizione di Minecraft mi sta... non lo so, mi sta facendo qualcosa di negativo. Mi scusi, eh? Allora, proviamo ad usare un attimo questo. Ok. Io, lo so che il piccone di, di diamante probabilmente ce lo giocheremo a 3-7 facendo sta cosa. Ok, madonna, madonna. Raga, non lo voglio dire che sento puzza di morte. Non ho guardato l'Enderman, vero? Non l'ho guardato. Eh, però è bastardo anche lui, eh? Diciamoci la verità. Cioè, le cose che vanno dette vanno dette. Siamo molto attenti. Non, se non penso che serva mettere torce Provo a metterle Vabbè ogni tanto ne metto qualche d'una Tanto per illuminare un po' Però io vedo benissimo Eh lo so amico mio piccone Ti, ti sto massacrando hai ragione Però purtroppo che te devo dire? Questo passa il convento Siamo attenti alla lava Allora signori con questa schermata che state guardando io potrei dire tante cose, potrei dire che sono stato colpito da un gasto, potrei dire che ne so che mi è crashato il computer e sono risponato nella lava per un problema tecnico, potrei dire che un enderman traditore me lo sono trovato davanti, potrei dire che è esploso qualcosa, non è successo nulla di tutto ciò, nulla. Stavo scavando dritto per dritto, bello tranquillo, per mettere quella cazzo di torcia maledetta. Non ho visto che c'era un buco nel tunnel che avevo fatto. Stavo, mi sono girato per mettere la torcia nel muro. Sono continuato ad andare dritto e sono finito in un buco. E, e il buco era profondo circa 2000 blocchi e sono finito nella lava di nuovo. Non ho parole. Ora mi rifarò di nuovo tutto quello che serve e ri riprenderemo esattamente dove eravamo rimasti. E eh vabbè, Minecraft è pure questa, però, zio Pigli. Cazzo, ok. Come vi avevo promesso, stiamo di nuovo nel nether Mi sono rifatto l'armatura. Vi confermo che l'altezza 16 per il ferro va bene. Non ne trovi chissà quanto. però insomma, questo è il piccone di diamante. Ho scavato quei blocchi là. E ho trovato un'altra 54 più o meno blocchi di ferro. Quindi, voglio dire, non male. Allora, siamo di nuovo nel nether Adesso vi faccio vedere il buco infido. Guarda, 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 cioè guardate sto buco di me, cioè non... era invisibile praticamente, io stavo qua, volevo mettere una traccia qua e sono finito giù cioè così è successo, cioè un buco completamente invisibile mo diciamoci, diciamoci la verità, è colpa mia? secondo voi? no perché se è colpa mia ditemelo io non penso, possiamo farci una facciata qua su, io adesso sono non terrorizzato, mi cago proprio addosso di, di, di andare avanti Piano piano, shiftiamo della Solsen, c'è un cazzo di niente. Niente, non c'è, spero. Quindi continuiamo a tirare dritto, qua c'è altra lava. E qui sotto? Niente che mi può interessare. Però, non lo so perché, ma percepisco delle vibrazioni molto positive. Secondo me ci stiamo avvicinando a un posto dove troveremo un merdosissimo blocco di senso. Non è che, l'altra volta costa senso, di Solsen. Porca puttana. Eh niente, non ci fate caso. Qua c'è qualcosa di interessante? Il nulla più totale. Mettiamo le ste torce ogni tanto, giusto per e eh, che cazzo. Ovviamente questo è un piccone nuovo, non incantato. Vi giuro, mo ho la fobia di scavare nel Nether, cioè sto guardando per terra, che cosa brutta. Oh, e sono sbucato in un cazzo di posto di merda. Ma dimmi tu, ma che sfiga bestiale che tengo io col nether che è sto posto non si può manco scendere posso farmi una scaletta per scendere sì che dici ok io ce l'ho un sì qualcosa d'oro ce l'ho là c'è la foresta red qualcosa che non mi ricordo come si chiama questa è tutta gravel io lo so e lo sapete pure voi della sabbia della merdosissima sabbia che normalmente ok era il fuoco mi sono cacato addosso tantissimo cioè, normalmente, noi veniamo di qua, io mi perderò nel nether e ci morirò male un'altra volta. Dicevo, normalmente la sabbia è facile da trovare qua, forse è là, là. Allora, là sicuramente ci sta, quello lì è dove stanno i pilastri di non mi ricordo cosa. Però in teoria. Allora, in teoria, io qua mi ricordo che si trovava qualcosa. Fermi tutti. Quarzo non mi interessa. Loro ho il terrore di scavarlo perché non mi ricordo se questi si incazzano. Questo, questi cosi qua. Come si chiama sto materiale maledetto? Il basalto. Oh, ok, qua siamo in una parte del Nether. Che è il Nether Wast. Esatto, dove sta il basalto, sta un sacco di roba brutta. Ma in tutto questo, me lo ricordo troppo bene. Io dovrei riuscire a trovare quello che mi serve. Giusto? No, secondo me non è giusto manco per il cacchio Allora, intanto proviamo un attimino a scendere Vediamo se si può scendere Io volevo fare la farma di scheletri Non è che voglio fare, non lo so, un computer in Minecraft Una normalissima farm di scheletri Perché mi stai facendo fare tutto ciò? Vabbè, quello è un magma coso che qua ne esponono un sacco L'ho trovata! Signori, l'ho trovata! Porca puzzola zozza tutto sto casino, tutto sto casino per prendermi sto blocco schifoso e mi sono pure fatto una pala per prendermelo, rendiamoci conto. Allora, scendo un attimo qua. Come ti chiami tu? La Solzen. Ok, ce ne prendiamo un po'. Un bel po' a sto punto, visto che ci ha fatto. E cioè, sono due episodi che sto a cercare sta roba. L'abbiamo presa? È sufficiente? Io direi di fermarmi. L'ingordigia, l'ingordigia, l'avarizia, non si fanno queste cose. Ok, abbiamo quello che ci serve, quindi con molta eleganza. Io direi di tornarcene anche sopra. Che dite, siete d'accordo? Anche se non siete d'accordo, io comunque me ne torno sopra. Io vengo da qua, più o meno, vero? Sì, ci ho fatto questa scaletta pirotecnica bellissima. Ok, e poi non vi guardo nemmeno, a voi non me ne frega niente. Chi siete, se siete amichevoli, se vi incazzate, non mi interessa. Me ne voglio solo tornare a casa. Okay. Poi ci torneremo con, con calma, con più prontezza mentale, con più tranquillità. Ma adesso basta. Sono saturo di, del nether. Eh, voglio dire, che cazzarola. Siamo, siamo, siamo spuntati da una parte qua. Non era qua. Aspettate, che mo devo trovare il buco da dove sono uscito. Porca la miseria. Da, da dove cazzarola arrivo? Da qua? No. Eh, ok, qualcuno si è fregato la mia uscita. Aspettate un attimo. Forse da lì su, sì, sì, probabilmente sì, ci sono dei blocchi, chi è che sta mugolando? Ok, signori, torniamo a casa e andiamo a fare sta farm di scheletri, magari mangiando un po' prima che ci muoio qua dentro. Ok, ho mangiato, posso correre, è il caso di correre? In teoria sì, cioè è tutto blindato, non dovrei morirci. Ok, eccoci qua, vediamo il portale, guarda quanto è bello. Con calma, con calma. Finché non sto nella base non sono sicuro di, di, di esserci riuscito. Siamo nella base, Mo arrivo arriva un creeper e mi secca. No, non è vero? Dov'è casa mia? Aspetta un attimo. Perché non vedo casa mia? Uh, ok, di là. Eh, scusatemi, ma qua come, come ti giri giri cambia tutto, eh. È un attimo. Ok, finalmente. Prendiamoci questi se se due secchi d'acqua e in teoria non mi manca nulla allora ora il problema che noi abbiamo è quello di riempire il, il tunnel che faremo verso l'alto d'acqua mi pare di aver letto da qualche parte che se noi mettiamo una secchiata d'acqua e poi ci piantiamo delle kelp le kelp dovrebbero farla diventare acqua ferma quindi io vado a prendermi un po' di alghe e me le porto attenzione non so se avete notato ma qua c'è gente che mi sta... Cioè, guarda sti due bastardi ma guardali stanno là che ma cioè io volevo uscire un attimo, cioè mi stanno bene a prendere <ride> e vabbè però ditelo che non me volete far giocare, dai, che cazzarola, da dove sono usciti questi mu, porco lo schifo, vabbè, andiamo a fare, che dobbiamo andare a fare? Io devo andare a prendere le alghe per forza, devo fare questo esperimento, è fondamentale questa cosa, capite? Ci provo, tanto alla fine ce la posso fare. Qualcuno c'è rimasto male, qualcuno è morto cadendo, sono contento così vi imparate bene, mi rompe le balle, forse non mi vedono. Non mi stanno guardando, va bene così, perfetto, non mi hanno visto veramente. Allora, vieni con me Cavallino, dai, andiamo a cercare... Hai ragione anche tu, devo toglierti. Andiamo a cercare l'acqua, l'oceano, che qui non le vedo le kelp. Dovrebbero stare dall'altra parte. Però guardate da lontano quanto è figo, Mo vi aumento il render distance. Eh, è figo, dai. Ho scelto un bel posto, bello proprio. Ah, in teoria questo dovrebbe essere oceano. Un'ape che mi ha fatto terrorizzare. Da qualche parte qua dovrei trovare delle alghe. Mi sembra il minimo. E infatti, ecco le alghe, perfetto. Ovviamente, che poi stavano dietro l'outpost dei pillager. Eh, ecco come si chiama! Outpost si chiamava sto coso. L'outpost dei, dei pillager. È giusto? Non lo so. Allora, cavallino, tu aspettami qua. Io adesso mi spezzo le caviglie e poi mi butto in acqua. Lo sapevo che sarebbe successo. Mo' ovviamente, questa cosa prima di uh, andare a fare la farm. Uh, guarda questo che cosa c'ha. Perché ti sto facendo questo? Non dovrei farlo mai, però c'è il Nautilus che non mi ricordo a cosa serve. Ma mi ricordo che era figo. A qualcosa serviva questa conchiglia. Dammi sto coso. Ok, c'è uno col tridente. Questo mi secca. Questo se mi becca, mi secca. Tantissimo mi secca, quindi devo fare su e giù in questo modo molto pirotecnico. Porca zozza, questa se mi becca mi, mi secca sul serio. Ok, piano piano, piano piano, non ci angosciamo, buttiamoci qua. Diamo una mazzatina veloce, così a caso, e ritorniamo su, ma proprio velocissimi. Oh raga, comunque Minecraft sta diventando un gioco horror, non vorrei dirlo, però che cazzo, dove vai, vai, ci sta gente. Prendiamoci un attimo tutte queste cose. Ok, sono tornato, dove sta il mio cavallo? Eccolo lì. E mo facciamo questo esperimento subito. Allora, per fare questo esperimento è molto semplice. Non dobbiamo fare nient'altro che scavare un piccolo buco da qualche parte, tipo qua. Facciamo così. Allora, mettiamo una secchiata d'acqua qua così e vediamo se possiamo piantare queste kelp là sotto. Ok, le kelp le abbiamo piantate. Ora, in teoria, se la nostra considerazione è giusta, le bolle dovrebbero arrivare fino qua su. E infatti, signori, è così. Quindi, con una semplice secchiata d'acqua, possiamo fare tutto. Ok, abbiamo provato la teoria. Questa ce la prendiamo, qua chiudiamo, togliamo tutto. Vedete, mo è diventata tutta acqua. Bellissima sta cosa, eh. Non la sapevate. Dite la verità che non la sapevate, io non la sapevo, insieme a altre miliardi di cose Ok, sta facendo pure notte, quindi direi che ce ne possiamo andare a dormire E andiamo finalmente a fare la farm di scheletri Io prima o poi ci rimuo, devo, devo, devo aggiustarla sta cosa, eh? Allora, la nostra farm di scheletri si raggiunge da questo tunnel, dove c'è anche la farm, la farm, mo, la miniera di ferro poi qua lateralmente faremo tutte le zone alle varie altezze. Qua dovrebbero esserci delle scalette per scendere, giusto. E siamo nella nostra farm di scheletri, sperando che non ci sia nessuno che ci secca male. Come ho fatto a prendere danno non lo so manco io. Allora questa è la farm di scheletri che... Adesso che mi ricordo l'ho già eh, purtroppo è attiva. Quindi io la devo un attimo disattivare. Questa è una cosa che va fatta assolutamente. Spero che basti mettere una torcia da qualche parte, tipo qua, per farlo incazzare di meno. In teoria potrebbe. E una qua. Ok, così dovremmo essere più o meno al sicuro. Ammazziamo questi che sono scesi intanto. Perfetto, li abbiamo ammazzati. Come vedete ci vuole un botto per, per ucciderli, giustamente. E iniziamo a fare il sistema di risalita. Allora, ragioniamo con calma, questi arrivano qua, tutti quanti qua, quindi io da qua li devo far salire in qualche modo. Mm, vediamoci un po' qualche guida. Allora, loro cascano qua, quindi sicuramente devono finire da qualche parte e qua ci deve essere il tunnel che li fa salire su. Allora, quindi ipotizziamo che loro arrivano qua e qua ci sarà il pillarone di acqua. Quindi, per farli arrivare qui, io ovviamente dovrei mettere una secchiata d'acqua qua. Non doveva succedere questo. Ok, e loro vanno qua. Eh, però, chiaramente, poi qua c'è il sistema di risalita. Quindi, almeno così. E qua potrei iniziare a scavare tranquillamente in su. In questo modo qua Perfetto E mi servono dei, car dei cartelli Ho fatto dei cartelli No, c'ho una crafting table Nemmeno Sono attrezzatissimo quando faccio le cose eh, Però bisogna dirlo Leviamoci qualcosa che non ci serve Tipo questo Facciamo un po' di cartelli Ce l'ho dei sticchettini Manco Non lo so come cacchio sono venuto a fare sta farm Vabbè Facciamo dei cartelli Ne farei 6 Potrebbero servirci tutti e sei, riprendiamoci roba, che cosa posso buttare di tutto ciò. Le ossa penso che effettivamente tra un po' non ne avremo più bisogno. Allora, quindi, sicuramente qua è eh, così no, diventa un blocco d'acqua ferma. Non va bene. Allora, ragazzi, ho fatto quel tunnel e ci sono pure dei diamanti, ma non li ho ancora presi. E qua ho fatto una roba del genere. Se, se ci riesco, ok. La roba del genere, quindi sti scheletri esponano, vanno qua e finiscono qua Qua ci dovrebbe andare il blocco di soul sand Lo mettiamo qua, giusto E ora devo fare in modo che l'acqua una volta che la metto non strabordi Per fare questo userò appunto sti cosetti qua Tanto il cartello è un blocco trasparente per i mob Quindi ci dovrebbero passare attraverso in teoria Vediamo se è vero, questa l'acqua viene bloccata, perfetto, vengono qua e poi man mano si spingono a vicenda e si infilano qua dentro. Allora, um, vediamo come procedere, devo andare lassù, non mi ricordo quanti blocchi ho rotto, però adesso facciamo una roba del genere, in questo modo, qua si riesce, benissimo, non mi serve più fare tutto sto casino, l'alziamo un attimo, almeno per il momento. Non c'ho spazio nell'inventario perché io vengo qua con 14 miliardi di blocchi e faccio casini. Là intanto, vi ricordo che c'è l'entrata per la nostra miniera di diamanti, bellissima. Ho ripreso i blocchi? No, questi li buttiamo. Perfetto. Allora, rompiamo queste scalette che qua ormai non servono più a una pippa. Qui io farei in questo modo qua. Allora, loro salgono qui e io li farei cascare. Li posso far cascare. Praticamente qua, perché no? Salgono qua e li faccio casca qua, che me frega a me, scusami, eh, posso? Ci sono problemi tecnici a farli cascare qua? No, nessun problema tecnico. Allora, intanto saliamo, 2, 3, 4, 4, vediamo di quanto dobbiamo salire più o meno, 5, 6, 7, 8, 9, lo so che non si vede nulla. Eh, portate un attimo di pazienza. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. In teoria da qui dovrebbero cascare. Quindi, e infatti qua sta il buco, perfetto. Adesso una torcia magari ve la metto. Ora dobbiamo fare in modo che loro arrivano qua. Come si fa? Molto semplicemente. Loro cicciano fuori. Quindi io qua ci metterei un cartello. Allora, metto un cartello qua. Sicuramente, qua stiamo andando da altre parti che non ci interessa al momento. Quindi, otturiamo qui. Ci deve essere una secchiata d'acqua. Che quando arrivano li spinge qua. E qua ci va un altro cartello. In teoria dovrebbe essere così perché loro cicciano fuori arrivano qua e vengono spinti e qua cascano giù ora la cosa che dobbiamo fare è mettere una bella secchiata d'acqua aspetta forse è meglio togliere prima questa secchiata d'acqua che mi rompe solo le balle mettiamo una bella secchiata d'acqua qua, scendiamo, piantiamo le kelp e vediamo se avviene il miracolo però intanto quei diamanti me li devo andare a prendere io, questi me li voglio prendere Molta calma, ci morirò male. Po è possibile, è molto probabile. Raga, io quei diamanti li voglio, quindi devo fare una cosa del genere. Ok, scusate, ma me li devo prendere. Forse ce ne sono due, tre, cinque, ventisette. No, ce n'era solamente uno. Sei serio? Un merdosissimo diamante. Vabbè, ok. Ora risfascio tutto, non vi preoccupate. Allora, mettiamo l'acqua qua. Perfetto. Ora questa è tutta acqua in movimento, quindi sfruttando la nostra tecnica fantastica, qua ovviamente devo chiudere. Così. Ora dovrei mettere tutte kelp. In teoria ci siamo. E qua dovrei fare la discesa. Vediamo se è vero. Ok, ragazzuoli, siamo vicinissimi a verificare questa cosa. Perfetto, quindi cascano di qua, cerchiamo un modo per entrare nella farma senza sfasciar tutto, dovrebbe essere da qui che si va tranquillissimamente. Ora se io rompo questo, perfetto, ho rotto tutte le kelp qua mi faccio un attimino una pozzetta d'acqua per riscendere, altrimenti ci muoio malissimo, già lo so, riempiamoci altri due secchi d'acqua, andiamo a vedere che succede. Quindi ci questo non serve più, possiamo toglierlo, perfetto, ne andiamo qua. Loro vengono spinti potentissimamente qua Qua ci sarà il getto d'acqua esattamente in questo punto Magari questa torcia la togliamo pure Il getto d'acqua li spinge qua e cadranno qui dentro In questo momento c'è una bella pozza d'acqua che io vado a togliere Vediamo se ci siamo scordati qualcosa che non dovrebbe stare qui In teoria no Allora, pronti? Signori stiamo per testare la nostra farm di scheletri Qua chiudiamo così uh, Facciamo qualcosa di questo tipo qui Qua. Wow. Ok, lo scheletro casca, ha preso un po' di danno, vediamo. Perfetto, l'altezza è giusta. Vabbè, mo c'è il problema della scaletta che sta qua che la devo probabilmente spostare, ma è l'ultimo dei nostri problemi questo. Tanto io faccio così che me frega, la metto da quest'altro lato la scaletta, no? Non è quello il problema. Quindi loro scendono qua e muoiono malissimo. Magari devo sistemare per non farmi uccidere, solo che mi guardano con uno slab che non ho, lo facciamo subito. Ovviamente poi la sistemo, non è che la lascio così. Mi rendo conto che così fa abbastanza cagare. E avete anche ragione, era giusto per fare l'esperimento. Ecco qua, ci mettiamo così così in teoria non mi vedono. E io poi qua li secco malissimo in questo modo e mi ciuccio l'esperienza. Esperienza che per il momento non vedo. Ora se io faccio così, loro comunque non mi possono raggiungere. Magari è esatto. Poi là ci dovremmo mettere un hopper con una chest sotto si potrebbe fare tranquillamente però purtroppo non ho il ferro per fare l'hopper qua intanto chiudiamo tutto che non ci interessa che sia così all'aperto signori io posso dire che abbiamo la nostra farm di scheletri e a quanto pare sta funzionando pure bene Mi metto qua bello tranquillo e li secco sì non è velocissima perché poi giustamente eh, insomma i scheletri quelli sono cioè lo sponere uno non è che ne possono sponare 5 milioni Certo, sarebbe bello vedere cosa sta succedendo lì dentro. Questa sarebbe una cosa molto interessante. Riusciamo a farci una sbirciatina? Allora, questo sicuramente va chiuso. Vediamo un po' che cosa stanno facendo i nostri amichetti. Posso vedere senza morire male? Infatti, loro vanno qua. Tu non devi venire mai qua. E poi cascano lì. Il problema è che possono rimanere un attimino là bloccati nel mentre che si accumula gente. Per risolvere questo problema. Io dovrei mettere del ghiaccio lì sotto, in modo che quando loro cascano il ghiaccio li fa scivolare prima nel tunnel di risalita, però al momento il ghiaccio non ce l'ho e quindi ciccia. Poi la ottimizzeremo. Diciamo che questa è una versione beta della nostra farm, per il momento è così. però il danno da caduta è perfetto perché voglio dire un cazzottino e crepano tutti in allegria. L'esperienza ce la danno. Il drop pure ce lo danno, quindi dico che va bene. Ora voglio solamente vedere se c'ho del ferro per fare un attimo un sistema con l'hopper e una chest, così tanto per avercelo. Qua ovviamente i nostri alberelli stanno sponando in un modo incredibile, più che sponando stanno crescendo perché li ho piantati io, non è che sponano dal nulla. C'ho del ferro? C'ho del ferro, attenzione, leviamoci un po' di blocchi, ma giusto un po'. Qua abbiamo la Soul Sand, che ci servirà tantissimo per fare il sistema di risalita. là, che al momento mi fa schifo. Facciamoci una Hopper. Non ce l'ho già fatta l'Opper. Non ce l'ho già fatta l'Opper. Ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una Chest. Se non mi ricordo male, Chest ce l'ho. Comunque ne dovrò fare delle altre di Chest. Eh, facciamo almeno una doppia Chest. 1, 2. Qua ci facciamo un hopper In teoria dovremmo poter mettere questa roba. Andiamola a mettere. Intanto, questo diamantino che abbiamo trovato solitario lo sperdiamo qua. Ok, allora qui ci andrà la doppia chest. Non mi faccio. mi stanno seccando malissimo, sti bastardi. Perfetto. E là ci dovrebbe andare una tramoggia che punta nella chest. Ora, fare tutto questo con lo scheletro qua non è proprio la cosa più, più intelligente del mondo. Magari secchiamolo. Mettiamo un attimo un blocco qua, tanto per non averci in mezzo le balle, e qua ci mettiamo la tramoggia che punta nella cesta. Perfettissimo, direi. Ora rompiamo questo. E richiudiamo, in teoria dovremmo essere a posto, e infatti funziona. Allora, ragazzoli, io la farm l'ho pure provata. Infatti, ho 34 livelli, che non sono pochi, però non è proprio performante. Diciamo così, secondo me, o va ritoccata, o purtroppo, eh, questo è quello che fa. Insomma, per fare 34 livelli, ci ho messo una ventina di minuti più o meno. Oppure sistemato un attimino qua ho aggiustato in modo che li becchi a calci in questo modo, a calci a pugni più che altro. Però diciamo che non ci possiamo lamentare. Io, ragazzi, questo episodio lo finisco qua. Spero vi sia piaciuto. Vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ragazzi!